Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. In questo video ho raccolto 5 film horror, alcuni diciamo molto conosciuti e altri meno, ma tutti e 5 basati su storie e fatti realmente accaduti. So che a molti di voi piacciono questo tipo di contenuti, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Parto subito con il primo film che sicuramente conoscerete, che è Veronica, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017 ed è stata rilasciata su Netflix l'anno successivo, il che diciamo che l'ha aiutata a guadagnare un'immensa popolarità. Le persone sul web lo valutavano infatti come il film più spaventoso di tutti i tempi. YouTube aveva un sacco di video a riguardo e poi tutti hanno smesso di parlarne. Non ho più sentito nulla riguardo questo film. Ad ogni modo, Veronica è ambientata a Madrid nel 1991 e segue un'adolescente di nome Veronica Shocker che insieme a due suoi amici usa una tavola Ouija per tentare di contattare il fidanzato morto di una dei membri del gruppo. Ma ecco che qualcosa va storto e finiscono invece per contattare il padre morto di Veronica. E da lì diciamo che peggiora solo quando qualcuno o qualcosa segue Veronica a casa, provocando alcuni avvenimenti piuttosto spaventosi, prima di una conclusione, diciamo, esplosiva. Il film afferma di essere basato appunto su un rapporto della polizia presentato da un vero detective in un caso reale. Il primo caso è la storia della Spagna in cui un agente di polizia ha assistito ad attività paranormali. Sorprendentemente questo è vero. Veronica si basa su quello che è diventato noto in Spagna come il caso Vallacas, dal nome del quartiere in cui si è svolto. Apparentemente è una storia abbastanza conosciuta in Spagna. La vera vittima era un'adolescente spagnola come Veronica. Proprio come nel film, Estefania e le sue amiche hanno usato una tavola Ouija nel tentativo di contattare il fidanzato morto di una delle ragazze, ma pare che un insegnante della scuola li ha trovati e ha rotto la tavola, non solo diciamo ponendo fine al rituale, ma anche rovinandolo. Alcune fonti dicono che in realtà sia stata una suora a rompere la tavola, quindi presumo che Estefania abbia frequentato la scuola cattolica, il che potrebbe spiegare il motivo per cui la suora fosse così arrabbiata alla vista, diciamo, della tavola Ouija. Da quel momento l'adolescente inizia a soffrire di insonnia, ma non solo, anche di allucinazioni e attacchi epilettici. E Stefania descriveva strane forme umane che venivano a trovarla soprattutto di notte. Li vedeva senza volto e coperti da un mantello, che le chiedevano di andare con loro. I genitori la portarono successivamente in diversi ospedali cercando di trovare la ragione dei suoi malesseri, ma i medici effettivamente non riuscirono mai a trovare nulla. Durante il picco finale dei suoi attacchi, il 13 luglio del 1991, Estefania aggredì violentemente sua sorella Marianela. Il giorno dopo, il 14 luglio, Estefania avrà un grave attacco di catalessi, viene portata infatti in ospedale in stato di coma e muore, diciamo, subito quella notte. Con l'autopsia non riuscirono a spiegare le ragioni del decesso e quindi tuttavia parlarono di morte improvvisa e sospetta. Ma non è qui che finisce la storia. Infatti un anno dopo la sua morte gli agenti di polizia visitarono di nuovo la sua casa, chiamati proprio dai genitori della ragazza, dopo che, si dice, esasperati dai mille rumori e fatti assurdi che capitavano all'interno della loro abitazione. Infatti si racconta che proprio la madre udì la voce urlante di Estefania, pare che appunto la chiamava dalle stanze della casa. Ma non solo, perché udiva anche
anche risate di un vecchio che, diceva, attraversavano addirittura le pareti, vetri che si rompevano senza spiegazione, oggetti che si muovevano e porte che si aprivano e chiudevano da sole. Una notte la madre raccontò che sentì addirittura qualcuno che le toccò le mani e i piedi mentre stava dormendo. L'ispettore José Negri e la sua squadra arrivarono sul luogo nella notte, trovando i genitori e figli fuori casa sotto la pioggia terrorizzati. Mentre un paio di agenti restarono con i genitori per ascoltare l'intera storia, l'ispettore Negri e altri due agenti entrarono nell'appartamento e si dice assistirono ad attività ancora più paranormali. Infatti si racconta di come una statua di Gesù crocifisso si separò dalla croce, un armadio si aprì da solo e dal portico vuoto provennero dei strani rumori e voci. Diversi furono gli ufficiali che assistirono a questi fenomeni e, diciamo, sono rimasti bloccati da tutta questa vicenda. Tuttavia, il fatto che così tanti agenti di polizia abbiano affermato di aver assistito ad attività paranormali, che, diciamo, in queste storie è un po' una rarità, potrebbe spiegare perché questo caso è stato così noto oltre 20 anni dopo. Ma il secondo film, anche in questo caso molto conosciuto, che vi parlerò, è L'esorcismo di Emily Rose, che si svolge più come un dramma giudiziario che come un film dell'orrore, ma tratta un argomento che molte persone trovano sia bizzarro più che orribile: la religione. No, sto scherzando, sto parlando di esorcismo, ma ci sono, diciamo, anche sfumature religiose. Infatti il film segue il processo a un prete accusato di omicidio colposo. Una giovane donna di nome Emily Rose è morta sotto le sue cure mentre tentava di eseguire un esorcismo su di lei. È interessante notare che il film esplora questioni di fede in relazione a questioni legali. Come ha affermato Roger Ebert nella sua recensione, che dice: chiedere a un'istituzione secolare, ovvero il tribunale, di decidere una questione che dipende da questioni su cui il tribunale effettivamente non può avere un'opinione, un giurato che non crede nei demoni deve trovare il prete colpevole. Un giurato che crede nei demoni deve decidere se Emily Rose fosse posseduta o diagnosticata erroneamente. Tuttavia, argomento piuttosto, diciamo, affascinante è la vera storia dietro il film, che è decisamente più folle. Proprio come il caso in Spagna, questo caso è diventato piuttosto noto in Germania. Non ho idea di come sia la cultura religiosa della Germania di oggi, ma negli anni 70 era molto secolare. La devota famiglia cattolica Michel sembrava essere l'eccezione piuttosto che la regola. I tedeschi erano scioccati dal fatto che la credenza nella possessione demoniaca potesse essere così forte da poter effettivamente portare alla morte di qualcuno. Tuttavia, tutti e quattro gli imputati sono stati giudicati colpevoli di omicidio colposo. Sono stati così condannati a pene sospese di 6 mesi con 3 anni di libertà vigilata. Questo caso è affascinante, ma anche controverso ancora oggi. Ed è probabilmente per questo che, diciamo, qualcuno ha deciso di realizzare un film basato proprio su questa storia. Andando avanti, un altro film che ho trovato adatto alla lista, ma forse molto meno conosciuto dei primi due, The Mothman Prophecies, ovvero Le profezie dell'uomo falena. Nelle mie ricerche mi sono appunto imbattuta in un'interessante dichiarazione di Mark Pellington, il regista appunto del film in questione, che nel 2002, in relazione all'affermazione del film basato su una storia vera, disse: forse sarebbe stato più corretto dire ispirato da eventi veri piuttosto che basato su eventi veri. Ma ad ogni modo parla di eventi che originariamente erano stati messi in dubbio se fossero veritieri o meno. A questo punto so che vi starete chiedendo perché allora questo film viene incluso in un elenco di film basati
basati su una storia vera, quando il regista stesso afferma che non è proprio vero? Beh, diciamo che lo vedrete man mano che entreremo di più nella storia. Nel film Richard Gere interpreta un giornalista del Washington Post di nome John Klein, che viene coinvolto in un incidente d'auto dopo che sua moglie sterzò bruscamente con l'auto per evitare una creatura volante nera a forma di falena. Successivamente comincia a fare ricerche su questo strano avvistamento e la sua ricerca la porta nella città di Point Pleasant, West Virginia, dove scopre di più su una terrificante creatura paranormale chiamata Mothman, ovvero falena. Tecnicamente il film è basato su un romanzo del 1975 che porta lo stesso nome, ma diciamo che il libro è stato commercializzato di più come saggistica. L'esperienza dell'autore John Keel a scrivere il libro iniziò nell'estate del 1966. In realtà inizialmente era sotto contratto per scrivere un libro sugli UFO, ma presto fu assegnato alla piccola città di Point Pleasant. Circa un mese prima due coppie si trovavano in un'area boscosa descritta come un vicolo degli innamorati, quando videro una gigantesca creatura alata con luminosi occhi rossi. Al suo arrivo, Kill iniziò a ricevere misteriosi messaggi che si dice prevedevano ogni sorta di cose orribili, inclusa la morte di Martin Luther King e Robert Kennedy. Ma una di queste previsioni era molto più vicina a casa. In numerose occasioni il misterioso chiamante avrebbe predetto il crollo del vicino Silver Bridge, che si verificò effettivamente nel dicembre del 1967. 46 persone sono state uccise nel disastro. E nel 1975 fu pubblicato The Mothman Prophecies, anche se ovviamente non possiamo dire con certezza se tutte le affermazioni di creature o profezie paranormali siano realmente accadute. Tuttavia, molte delle affermazioni di Kill sono entrate nel film. Il personaggio di Richard Gere si chiama John Klein, che è abbastanza simile a John Kill. Tuttavia nel film anche John Klein si reca a Point Pleasant per indagare sulle storie dell'uomo falena e mentre è lì riceve misteriosi messaggi che prevedono il crollo di un ponte. Ad ogni modo le leggende dell'uomo falena sono storie vere di Point Pleasant, che ancora oggi ospita un festival dell'uomo falena ogni anno. Ma ora torniamo a ciò che ha detto prima il regista del film. Quando qualcuno dice che un film dell'orrore è basato su una storia vera, cosa significa? Ci sono molte persone che non credono nel paranormale, di cui parlano molti di questi film. Quindi possiamo davvero dimostrare che qualcuno di questi film è basato sulla verità? Ovviamente qualsiasi film basato su affermazioni di esperienze paranormali verrà messo in discussione. Tuttavia, gran parte di ciò che è entrato nel film sono state affermazioni che Kill ha davvero fatto nel suo libro. Quindi penso ancora che sia giusto dire che The Mothman Prophecies era basato su una storia vera, almeno per quanto può essere vera una storia su una creatura paranormale. Detto questo, passerei al quarto film che ho scelto per la lista, che si intitola Acque Aperte, uscito nel 2004, anche lui in America. L'unico film in questa lista senza sfumature paranormali. Ma gli sceneggiatori dovevano ancora confondere alcuni dettagli, poiché gran parte della vera storia originale, diciamo che ha ispirato il film, è ancora un mistero. L'ho presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2004. Ed è uscito negli Stati Uniti nello stesso anno. Il film segue Susan Watkin e Daniel Kittner, una coppia in vacanza ai Caraibi. Sono a fare un giro in barca quando decidono di fare, diciamo, un'immersione subacquea, dividendosi così dal resto del gruppo. Tuttavia la barca riprende il suo giro turistico e pare li lasci indietro. Susan e Daniel si trovano così bloccati in mezzo all'oceano e pare che non siano soli. Infatti
infatti da lì a poco appaiono nelle vicinanze diversi squali affamati. Ecco, essere bloccati in mare aperto è una delle cose più terrificanti che io possa immaginare. L'oceano stesso è già piuttosto spaventoso, non so se avete visto alcuni dei pesci che hanno scoperto e che vivono più in basso, quindi essere bloccata in un posto dove ce ne sono probabilmente migliaia, alcuni dei quali sembrano così, probabilmente perderei la testa. Ok, questo però è successo davvero e l'incidente ha ispirato questo film. La vera storia coinvolge Tom e Elaine Lonergan, scomparsi dopo un viaggio subacqueo fatto in Australia. Il 25 gennaio 1998 la coppia della Louisiana aveva viaggiato per il mondo e l'Australia era la loro ultima, diciamo, tappa prima di tornare nella loro nuova casa alle Figi. Casa che purtroppo non vedranno mai, perché quello fu, si dice, l'ultimo loro viaggio. Nonostante le mille ricerche non ho capito bene come siano effettivamente scesi dalla barca, ma pare di aver capito che in un qualche modo scivolarono attraverso le fessure della barca, e se in modo volontario o involontario questo non si sa. Tuttavia nessuno si rese conto che qualcosa non andava fino a due giorni dopo, quando Jack Nairse, ovvero il ragazzo che guidava la barca, trovò una borsa a bordo con i portafogli e i passaporti all'interno. Mi sembra ci sia anche una scena simile nel film. Ad ogni modo, nel corso dei mesi successivi sono state trovate diverse prove, incluse note apparentemente scritte da Tom che chiedeva soccorso, e una muta presumibilmente appartenente a Aileen. Jack Nairne è stato processato per omicidio colposo per la loro morte, ma è stato, diciamo, quasi subito assolto, presumibilmente perché non c'erano prove concrete che i Lonergan fossero effettivamente morti. Come per molti casi di persone scomparse, ci sono alcune folli teorie là fuori. Gli interni del diario trovati della coppia sono stati rilasciati al pubblico e sembrano mostrare, insomma, tensione nella loro relazione, così come la prova che Tom potrebbe essere stato effettivamente un suicida. Per questo motivo alcune persone hanno teorizzato che ci sia di più nella storia dei Lonergan, più di quanto sembri. Alcuni credono di aver inscenato la scomparsa per scappare e ricominciare da capo, anche se diciamo che non c'è una chiara spiegazione del motivo per cui avrebbero dovuto nascondersi per farlo. Su una nota ancora più sinistra, alcune persone pensano che questa tensione nel loro matrimonio abbia indotto uno di loro a commettere un omicidio-suicidio. Sebbene queste teorie non abbiano molte prove a sostegno, penso che questa storia sia interessante proprio per questo motivo. Non sappiamo esattamente cosa sia successo a loro e probabilmente non lo sapremo mai. Mentre penso che il film abbia fatto un ottimo lavoro speculando sulla storia, riempendo gli spazi vuoti, diciamo così, mi piacerebbe, insomma, vedere una sorta di documentario su di essa. Sarebbe molto interessante, perché personalmente lo trovo un caso terrificante ma affascinante allo stesso tempo. Bene, siamo arrivati all'ultimo film in questo caso, molto conosciuto, che è L'Evocazione, uscito nel 2013. Secondo testimoni oculari, la maggior parte degli eventi in The Conjuring sono piuttosto accurati. La storia, per certi versi, è una tipica storia di una casa stregata. Segue la famiglia Perron nel 1971, mentre si trasferiscono in una fattoria del Rhode Island. Ma come in tutte queste storie, presto iniziano strani eventi e i Perron devono arruolare, diciamo, l'aiuto dei famosi investigatori del paranormale, ovvero Ed e Lauren Warren, per sconfiggere le entità minacciose che affliggono in un certo senso la loro casa. Il film ha incassato la bellezza di 137 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e ha continuato a generare un intero universo cinematografico. Ed morì nel 2006 e fu Lorena a lavorare come consulente per il film, e afferma che quasi ogni dettaglio è accurato e veritiero.
L'unico grande cambiamento, dice, che è stato l'esorcismo culminante eseguito da Ed, che Lorraine afferma che non avrebbe mai fatto, poiché non era, diciamo, un prete. Invece hanno tenuto una seduta spiritica. Proprio come le loro controparti cinematografiche, i veri Perron si sono trasferiti nella famosa fattoria nel 1971. I fenomeni paranormali iniziarono molto presto, ma la famiglia decise comunque di rimanere lì fino al 1980 perché, diciamo, non potevano permettersi di trasferirsi. Anche Andrea Perron, la figlia maggiore, affermò che la maggior parte dei dettagli del film erano assolutamente veri. Infatti ne parlò nel suo libro pubblicato nel 2011, dove racconta molte cose a riguardo. Secondo lei, infatti, anche le persone che vivevano nella casa prima e dopo hanno sperimentato, diciamo, attività paranormali abbastanza pesanti. È interessante notare che nel 2015 la donna proprietaria della fattoria ha pianificato di citare in giudizio la Warner Brothers perché i fan del film e della storia sarebbero andati nella proprietà e l'avrebbero disturbata. Ricordare i bambini, avere paura di fantasmi e demoni va benissimo, ma insomma, sconfinare non è molto carino. Va bene, amici, il video di oggi termina qui. Cosa ne pensate di questi film? Li avete visti? Insomma, ditemi qualcosa, fatemi sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!